grazie e buonasera. Presidente? 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 Presidente, posso replicare al sindaco? Non ci saranno repliche. Anch'io volevo chiedere una parola. Ma io purtroppo per dare... occorrerebbero un po' di repliche. Non ci sono repliche perché avete fatto tutti gli interventi come il sindaco. Il sindaco ha solo relazionato e risposto alle vostre, ai vostri chiarimenti. Il sindaco sta dicendo delle falsità. Chiedo scusa. Fateci rispondere. Non sono previste repliche, ripeto, il consiglio avete espresso, altrimenti ci saranno repliche su repliche. Questa è una sede istituzionale in cui... il sindaco ha semplicemente risposto a quelli che sono i quesiti, agli argomenti posti. Ma presidente, potete intervenire, chiudete i microfoni e vedete l'occhio. Ripeto quello che sto dicendo. Allora, come avevo preannunciato, sarebbe stato una discussione con interventi, tra l'altro sugli interventi ho dato ampio margine di discussione. Il sindaco ha semplicemente chiarito la sua posizione, voi l'avete già chiarita prima, non c'è bisogno di rispondere, non ci sono previste delle repliche, quindi io dichiaro chiusa la discussione. Il sindaco ha fatto delle affermazioni gravi, non ha risposto, ha fatto affermazioni gravi, diverse. Segretario, dichiaro chiusa la discussione. Pregheremo il 29, dichiaro chiusa la discussione intervenuta oggi e per quanto riguarda ci sono state, segretario, delle proposte di ordine del giorno ed esattamente proposte dalla Miro e da Colucci e in più c'era stata un'altra proposta di Gian Antoni per quanto riguarda una commissione e questa chiaramente come avevo preannunciato ritengo opportuno per tutti i consiglieri che ne abbiano contezza e che quindi direi che possano, segretario, essere calendarizzate nel prossimo Consiglio Comunale. Quindi i proponenti, diciamo così, se trasmettono al Consiglio di Presidenza come dire, le relative bozze, io avrò cura di trasmetterle a tutti i consiglieri, perché ritengo giusto che i consiglieri possano, ripeto, con dovere, con compiuta e compiutamente esaminare queste proposte. Ringrazio tutti anche ovviamente per questa dialettica di modo che tutti i gruppi consiliari, tutte le forze politiche hanno potuto esprimere come dire, il loro punto di vista riguardo alla situazione pandemica e in relazione al consiglio di oggi io non ho ricevuto come dire, delle proposte di alcun genere, quindi ritengo di poter chiudere il Consiglio Comunale odierno e quindi ringraziare tutti i partecipanti, coloro che hanno assistito al Consiglio, a tutti i consiglieri comunali per i toni pacati e adeguati a questa seduta. Presidente, posso una mozione d'ordine, Presidente? Prego. Vorrei che venga messo in votazione adesso l'ordine del giorno proposto dal consigliere Niro. Allora, ripeto, ritengo di non metterlo a votazione, ho già risposto. Io chiedo di metterlo a votazione invece, Presidente, ed insisto su questo. Credo di averne diritto. Che, come è stato detto prima per tutti gli ordini del giorno, di non metterlo oggi a votazione. E quindi quando si è deciso, scusi Presidente, chi lo ha deciso? Il consiglio si deve esprimere su questo, non lei. Sulla replica mi sa che effettivamente non è consentita la replica. Non sto parlando di replica, sto parlando dell'ordine del giorno proposto dalla collega Niro. Ce n'ho anche io un ordine del giorno. Non c'è quello del consiglio. Scusate, io essendo neofita vorrei capire come funziona il consiglio comunale, perché Pianinetta è stufa di non sto seguendo per volta. Io sto parlando, Presidente, siccome in realtà lei sta decidendo, non le repliche, le mozioni, ha già deciso che non si farà, non ha sentito, io mi ricordo gli altri consigli che sentiva noi del Consiglio Comunale che votavamo in merito a un rinvio. In realtà lei oggi, Presidente, ha deciso autonomamente di rinviarci a un altro consiglio. Allora, mi sono stufato a parlare su Facebook. Se dobbiamo parlare su Facebook,
io inizierò a fare i romanzi, sarò il nuovo Lello Vecchiarino. Cioè, forse non è chiaro, perché qui in realtà, Presidente, a questo punto devo dare ragione al centrodestra, che in realtà la voleva sfiduciare, perché lei non mi fa parlare, adesso non ha fatto parlare l'intera minoranza, cioè ha deciso autonomamente di rinviare al prossimo Consiglio Comunale la mia mozione sulla via vittime del Covid-19, la mozione della Niro e la richiesta di Ian Antuoni di una commissione speciale che tocca la presidenza alla minoranza. Questo atteggiamento io non lo accetto. Poi, per quanto riguarda la replica al sindaco, avrò i modi opportuni dove farlo, ma in ogni caso questo Consiglio Comunale, che fondamentalmente era basato su una mia proposta, è stato totalmente travisato dal sindaco. Perciò io sono letteralmente indignato di questa condotta poco paritetica. Grazie. Scusa, lo metta ai voti, Presidente, metta ai voti se c'è possibilità di votarle adesso o no quelle mozioni. Non è che lo può decidere lei. Faccia votare il Consiglio Comunale. Se si deve votare... far votare il Consiglio Comunale, Presidente, per capire se c'è la volontà o meno di votare. Scusate, ma le possiamo leggere gentilmente? Quando le dobbiamo leggere? Allora, riepiloghiamo sulla proposta della consigliere Niro. Posso intervenire, Presidente? No, la prima votazione che si deve fare è se questa proposta di ordine del giorno debba essere votata oggi o alla successiva seduta consigliare. Quindi non si vota. Si deve intervenire. Esatto, così deve fare, deve mettere i voti se la vogliamo votare oggi o al prossimo Consiglio Comunale. Bravo, Presidente, complimenti, Presidente, bravissimo, così si fa. Perfetto. Il Consiglio Comunale deve avere una certa dignità, non certo. Bisogna prevaricare i nostri diritti, e fino ad ora i colleghi del centrodestra si sono lamentati, in questo momento l'intero centrosinistra è insoddisfatto della sua proposta. Io avevo suggerito. Se però il Consiglio Comunale. Avevamo capito, segretario, è chiuso il Consiglio Comunale. Non ripeta la parola suggerito, Presidente. Allora, proponiamo chiaramente al segretario che riteneva concluso il Consiglio Comunale. Perciò qui siamo tutti ben. Dichiarazione di voto. Silenzio, consigliere Colucci. Dichiarazione di voto. Io posso intervenire, Presidente? Sì, chi si prenota? Io. Chi si prenota? Dichiarazione di consigliere Di Battista. Di Battista? Sì. Presidente, posso fare una Presidente? Sì, prego, consigliere. Io volevo solo precisare e forse illustrare a chiarimento della proposta fatta dal consigliere Colucci, che in realtà la competenza per l'assegnazione delle strade spetta la commissione toponomastica, che deve essere nominata a breve perché non è più attiva, visto che cade con la fine della consigliatura. Quindi la precedente commissione toponomastica ha interrotto il suo operato con la precedente consigliatura, quindi si deve nominare la nuova commissione toponomastica. Anzi, questo e quindi al massimo voglio suggerire, Davide, non lo so, vedi se può andare bene così. Il Consiglio può votare di suggerire alla costituenda commissione toponomastica questa tua proposta. Ma l'importante è che il Consiglio, Francesca, non è il Presidente del Consiglio. Ah no, vabbè, questo è un altro perfetto. No, giusto. Allora, chi è per la dichiarazione di voto? Io, Presidente. Zitta. Di Battista, se ho ben capito, giusto? Chi si prenota per la dichiarazione di voto? Matera. Colucci Pasquale. Come? Colucci Pasquale. Sta qua, eccolo. Prego, nell'ordine, sindaco Di Battista, Niro deve fare la dichiarazione di voto? Sulla proposta da lei, proprio del giorno di voto per la mia proposta. No, se si deve essere votata oggi o nel prossimo consiglio. No, non è necessario. No. Anch'io, Presidente. Sì. Allora, chi? Prego. Grazie, Presidente. Allora, rispetto
concordo che se votarla oggi o al prossimo consiglio debba essere il consiglio comunale a deciderlo, quindi ritengo opportuno che ci sia opportuna questa votazione. La proposta sollevata dalla consigliera Nido è una proposta di delibera così importante, a mio avviso, che ha bisogno di essere meglio esplicitata, meglio discussa. Addirittura io proporrei, visto che questa proposta di deliberazione già in seno al Consiglio regionale è stata sollevata dal consigliere Tutolo, che lo stesso venga invitato a partecipare al prossimo consiglio, a spiegarci la bontà di questa proposta, e dopodiché sono convinto che il Consiglio Comunale potrà votare questa proposta all'unanimità, perché rispetto all'umanizzazione dei trattamenti fatti in sicurezza, chiaramente, di qui ci vuole una spiegazione approfondita e anche magari portare all'attenzione del Consiglio, perché io oggi non ce l'ho, poi non so se la consigliera l'ha portato con sé, ha portato con sé proprio la proposta di delibera di Consiglio regionale, la proposta di legge regionale fatta rispetto a questo argomento. Quindi ritengo, a mio modesto parere, che i consiglieri non abbiano tutto il materiale e il tempo necessario per approfondire un argomento così importante, che quindi lo stesso vada, anche con l'intervento del consigliere regionale Tutolo, ove volesse intervenire, trattato nel prossimo consiglio comunale. Ragion per cui, rispetto alla votazione in questo consiglio, io mi esprimo in maniera contraria, preannuncio il mio voto contrario. Prego, consigliere. Contrario alla votazione quest'oggi. Prego, consigliere Di Battista. Bene, dopo questa indicazione politica chiara e netta da parte del sindaco, è ovvio che tutti i consiglieri di maggioranza adesso eseguiranno l'indicazione politica. Io credo che questa proposta di legge, a parte che sta girando da tempo sui social, ci sono addirittura anche delle iniziative petizioni e quant'altro, quindi credo che sia più che abbondantemente conosciuta. Con il consigliere regionale Tutolo si può tranquillamente farlo anche in un secondo momento, non necessariamente nel corso di una seduta di consiglio comunale, voglio dire, no? Quindi io credo che siamo assolutamente pronti e in grado di votarla anche oggi. Presidente, concludo soltanto stigmatizzando con forza il suo comportamento, nonché quello del sindaco. In precedenza noi avevamo diritto a delle repliche, perché il sindaco non ha dato, uno non ha dato alcuna risposta ai rilievi che noi avevamo messo in evidenza, ha fatto semplicemente un comizio, tra l'altro facendo acqua da tutte le parti, con una vena polemica mai vista, con un'arroganza mai vista, a fronte invece dell'atteggiamento dell'intero Consiglio Comunale, che è stato molto pacato. Il sindaco deve imparare ad amministrare innanzitutto e a usare, a ben dosare il linguaggio, le parole. Il sindaco non può parlare di viltà, il sindaco non può parlare di senso di responsabilità, non può dire si leggano le carte, non si deve permettere di usare questi toni. E vede, presidente, mi dispiace, perché ancora una volta siete sempre voi due, il duo presidente e sindaco, a creare le condizioni affinché vada a finire male una seduta di consiglio comunale, ed è veramente un peccato. Grazie, consigliere Di Battista. Consigliere Colucci. Quale? Allora, Pasquale, Pasquale, se ho ben capito, Pasquale. Mi scusi. Ma innanzitutto una prima considerazione su quello che ha detto il consigliere Di Battista, sulla considerazione che ha dei consiglieri di maggioranza, una piccola frecciatina con immutata stima, grazie del complimento che ci hai fatto. Per quanto riguarda l'argomento in essere, un argomento che ci tocca molto da vicino, è accesa la nostra sensibilità, tant'è vero che abbiamo stimolato anche tra i nostri aderenti la lista degli agricoltori la discussione su questo argomento, che abbiamo condiviso di appoggiare. Per l'importanza dell'argomento preferiremmo che che l'argomento avesse il suo spazio in maniera precisa nel prossimo consiglio comunale. Grazie consigliere Colucci. Consigliere Presidente Matera. Posso fare anch'io la dichiarazione di voto? Certo, dopo il consigliere Matera. Presidente, aggiungi pure me, per cortesia, grazie. Prego. Allora,
Brevemente, io ritengo che tutte le proposte di ordine del giorno fatte oggi abbiano la medesima dignità e la, quindi meritano essere discusse tutte e tre in maniera più ampia, perché per esempio sulla proposta sulla commissione io ho bisogno di capire le regole che la disciplineranno, quindi non sarei in grado oggi di dare una risposta, diciamo, cosciente della cosa, per cui sono d'accordo a rimandare la votazione su proposte che mi piacciono tutte e tre, quindi non stiamo boicottando. Consigliere Di Battista, oltre ad essere, come dice lei, esecutori, siamo degli esseri pensanti, quasi sempre. Grazie. Grazie consigliere Matera. Non ho usato il termine esecutori. Non ho usato questo termine, Antonio. Prego consigliere Abate. Presidente, io faccio veramente difficoltà a capire certe situazioni e certe dinamiche interne alla maggioranza. La consigliera Niro mi sembra che in tutta onestà e con, come dire, uno spirito anche di condivisione abbia legittimamente e senza che nessuno gliel'avesse imposto da parte della minoranza avanzato una richiesta di votazione, nessuno aveva detto di portarla oggi, avrebbe potuto tranquillamente portarla anche la prossima settimana, invece oggi fa una richiesta alla sua maggioranza e all'intero consiglio comunale di votare questa mozione che sappiamo tutti essere importante anche per il consigliere di maggioranza, per il consigliere regionale di Lucera, e quindi dare sostegno a quell'iniziativa anche di tutta la regione. Io non capisco perché la sua stessa maggioranza oggi vota contro quello che chiede la consigliera Niro. È vergognoso. Cioè, io non riesco più a capire. Io mi auguro che gli amici di CON proteggano la loro consigliera comunale e capogruppo, perché se votate adesso per rimandarla, io onestamente mi sentirei incazzato al posto suo, consentitemi il termine. Noi, se la portate voi, la voteremo anche noi. Grazie. Grazie consigliere Abate, prego consigliere Iannantoni. Sì, Presidente, io vorrei affidarmi un po' al buon senso. Ieri abbiamo fatto la conferenza di capigruppo. Il 29 abbiamo 10 punti più le interrogazioni, che saranno forse il vero succo del prossimo consiglio, perché siamo fermi con le interrogazioni a gennaio. Se ci portiamo altre 3 punti, sono 13 punti, finiamo alle 5 del mattino. Io credo, posso anche sorvolare sulla mia, perché voglio dar ragione alla consigliera Matera, che sulla commissione magari vi faccio avere una relazione entro 24 ore, ma almeno quello che è stato proposto dalla Niro, che è un argomento che ormai è stato sdoganato ampiamente su tutti i canali, dai social, dai giornali, dalle strade, si possa votare, anche perché se poi invitiamo il consigliere regionale che si sta facendo portavoce, che non brilla certamente per essere una persona, come dire, breve nei discorsi, tende a essere molto prolisso, io ho paura per il prossimo consiglio. Quindi valutiamo con il buon senso, vediamo se si può votare almeno un punto stasera. Tutto qua, grazie. Presidente, anche io ho una dichiarazione di voto per il gruppo CON. Presidente, dopo Di Vincenzo però, dopo Di Vincenzo. Posso, Presidente? Io credo che possiamo, noi siamo d'accordo a votare questa mozione che ha, della quale ha parlato la professoressa Niro. Quindi noi su questa noi siamo disponibili a votarla. Poi sulle altre accolgo con favore anche quello che ha detto il consigliere Iannantuoni. Poi la vediamo successivamente nel prossimo consiglio comunale, ci farà pervenire tutta eventualmente la delibera, la mozione, e poi la possiamo eventualmente valutare. Però su quella, sulla mozione precedentemente e della professoressa Niro, consigliera Niro, noi siamo favorevoli. Presidente, mi sa che andiamo verso un 13 a 12, ma cosa? Grazie. Voglio fare una battuta. Senza commenti. Grazie, Presidente, posso? Sì, prego. Presidente, io sto col telefonino perché sono tornato a casa, ma sul mio PC non si sente, non si sente bene. Mi sentite? Non ti vediamo. Presidente, mi sente? Sì, prego. Grazie. Allora, io affermo una cosa. In punta di diritto, io ritengo che oggi non ci sia l'opportunità di poter votare un ordine del giorno, perché non era previsto
ovviamente la possibilità di votazione su un ordine del giorno in punta di diritto, anche perché voglio dire, ho fatto anch'io una proposta, ma non avendola formalizzata prima non posso pretendere che il Consiglio oggi si pronunci su una proposta che non ho ancora messa su, anche perché abbiamo tenuto la conferenza dei capigruppo, già in quella sede si poteva eventualmente, non è che l'abbiamo tenuto un mese fa, l'abbiamo tenuto pochi giorni fa, quindi si poteva dire fra le cose che ho in mente di portare questo, sì, lo parlo a me stesso, non l'ho fatto perché l'ho pensata dopo e quindi la presenterò se eventualmente sarà possibile portarla al prossimo consiglio, altrimenti al prossimo. Però nel contempo dico, siccome io non vado mai a vedere il pelo nell'uovo e ritengo che preferisco la sostanza alla forma molte volte, anche perché voglio dire una nuova visione anche degli aspetti relativi alla finalità delle norme, pensa più alla sostanza che non all'aspetto burocratico. Quindi se eventualmente tutto il Consiglio è d'accordo per votarlo, io non ho problemi, ma se il Consiglio non è d'accordo io non vado contro il Consiglio, perché però se tutti siete d'accordo, per quanto riguarda me non ho problemi. Ok, sì. Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? Se non ci sono ulteriori dichiarazioni... Io, Presidente, velocemente. Allora, io mi accodo a quello che dice Vincenzo Checchia e soprattutto a quello che ha detto il consigliere Gian Antoni, perché la commissione è più complicata, in effetti c'è un articolo dello statuto, che è l'articolo 25, che va approfondito, le modalità e i partecipanti, ovviamente, quindi è giusto che ci siano alcuni giorni di riflessione. Mentre sulla richiesta della consigliera Niro di appoggiare e sostenere Antonio Tutolo in questa cosa, ma in realtà più che Antonio Tutolo l'idea dell'umanizzazione delle cure, secondo me si può fare oggi senza nessun problema. Ci sono ulteriori interventi? Se non ci sono ulteriori interventi, procederei con la votazione, e cioè sull'ordine del giorno, ma sulla decidere se trattare oggi l'ordine del giorno proposto o trattarlo nella prossima seduta consiliare. Quindi chi è favorevole significa che vuole trattare oggi la questione, e chi è contrario significa che vuole trattarla nella prossima seduta consiliare. Prego, segretario, votazione con appello nominale. Microfono. Allora, Pitta. Contrario. No. Di Carlo. Contrario. Battista. Contraria. Coccia. Primo consiglio. Contrario. Contrario. Scirocco. Contrario. Pasquale Colucci. Contrario. Matera. Contraria. Travaglio. Contraria. La Vecchia. Non c'è. Checchia. Favorevole. Conte non c'è. Barbaro è andata via, niente. Nemmeno non c'è. Prezioso. Contrario. Aquilano. Favorevole. Niro. Favorevole. Abate. Favorevolissimo. Davide Colucci. Favorevolissimo. Dell'Aquila. Favorevole. Gian Antuoni. Favorevole. De Sabato. Favorevole.
Ventrella. Favorevole. Bonavitacola. Favorevole. Di Battista. Favorevole. Russo Francesco. Favorevole. Russo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 favorevoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contrari. 12 favorevoli, 9 contrari. Si vota allora, si vota la proposta. Sì. Allora, passiamo alla proposta. Credo di averla trasmessa a tutti. Avete avuto contezza del testo letterale, sì, della proposta? Sì, sì. Sì. Segretario, la giro anche a lei, forse non l'ho girata? No, perché no. L'ho letta, però. Almeno una sospensione per poterla leggere. Io l'ho mandata prima quando ha fatto l'intervento. Capito, stavamo facendo il consiglio, però non abbiamo avuto modo di leggerlo. Allora, almeno 5 minuti di sospensione per poterla leggere. 5 minuti di sospensione per leggere la... Ok, va bene. Dobbiamo votare sui 5 minuti, presidente? No, no, assolutamente no. Chiedevo. Sì, siete tutti collegati per l'appello? Procedo? Sì. Non vedo Colucci che c'era, non vedo De Sabato che c'era, Colucci lo vedo, De Sabato che ha partecipato prima con la dichiarazione di voto, consigliere De Sabato? Sono qua. Ci sei? Eccomi qua. Ci siete, sì, allora? Sì. Andiamo all'appello. Allora, ripresa lavori, ore... Che fa emendamento? Non si vota, non si fa un emendamento. Allora, per l'appello, Pitta. Presente. Di Carlo. Presente. Battista. Presente. Coccia. Coccia. Presente. Cirocco. Presente. Pasquale Colucci. Presente. Matera. Presente. Ravaglio. Presente. La Vecchia. No, assente. Vecchia. Presente. Barbaro. No, non c'è. Assente. Prezioso. Presente. Aquilano. Presente. Niro. Presente. Abbate. Presente. Davide Colucci. Presente. Dell'Aquila. Presente. Gian Antuoni. Presente. De Sabato. Presente. Ventrella. Presente. Una bitacola. Presente. Di Battista. Presente. Russo. Presente. Benissimo, allora sono presenti 21 persone, quindi 21 consiglieri. Ok, va bene. Perfetto. Passiamo, cioè, ci sono degli interventi? Io, presidente. Io, presidente. Parliamo di interventi, non di dichiarazione di voto. No, no, dichiarazione. O andiamo direttamente al voto con la dichiarazione di voto. Presidente, si va direttamente al voto, non è più possibile, sì, fare interventi. Io vorrei fare solo una correzione a un termine, se era possibile. Allora, procediamo con la dichiarazione di voto. Chi si prenota? Io. Sindaco. Matera. Potete alzare le mani, per favore, Prezioso. Coccia. Ventrella. 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 Sì. Io ho annotato. Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? Io ho annotato Pitta, Sindaco, Matera, Prezioso, Coccia, Ventrella. Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? No. Prego, signor Sindaco.
Grazie Presidente. Mi dispiace che la città abbia perso la possibilità di dare una vetrina al suo consigliere regionale, di far perorare una causa così importante per tutte le famiglie che hanno e che soffrono in questo momento la lontananza dei loro cari. O avevo già preannunciato il mio voto più che favorevole a questa proposta di deliberazione, resto fermamente convinto che era doveroso poterla analizzare con chi veramente l'ha scritta, con i sacrifici. Io credo che questo era sicuramente il modo migliore per onorare una proposta così importante. Però mi rimetto al Consiglio Comunale, come è giusto che sia, a differenza di qualcuno che pensa che invece si vada sempre e comunque tutti da un lato a sfregio di tutto e di tutti. Non è così. Quindi io mi rimetto al Consiglio Comunale e voterò felicemente in maniera favorevole questa proposta. Grazie signor Sindaco. Grazie. Prego consigliere Matera. Il sindaco ha detto praticamente quello che avrei voluto dire anch'io. Sarebbe stato bello dare più rilievo ancora a questa bellissima iniziativa. Ho già dichiarato il mio assoluto favore a questa cosa, per cui anticipo il mio voto favorevole. Prego consigliere Prezzuso. Allora, partendo dal fatto che sono favorevole alla proposta, volevo semplicemente dire se era possibile, cosa che non mi è stata data possibilità prima, di cambiare un termine della proposta deliberativa fatta dalla dottoressa Niro, cioè dove dice dall'immunizzazione delle cure del fine vita dei pazienti ospedalizzati, anziché di utilizzare il termine del fine vita che potrebbe diciamo essere assimilato anche al termine probabilmente eutanasia, di utilizzare il termine post mortem, se era possibile, e sono comunque favorevole al voto. Consigliere Coccia. Consigliere Coccia, dichiarazione di voto. Un attimo. Buonasera a tutti. Io annuncio il voto. Mi astengo al voto perché non abbiamo potuto dare la possibilità al consigliere regionale Tutolo per farlo presidiare al Consiglio Comunale. Mi dispiace tanto, Antonio. Era la possibilità per stare un po' vicino a noi e non è stato possibile. Pertanto aggiungo il voto, mi astengo. Grazie consigliere Coccia. Prego consigliere Ventrella. Sì, io... Considerata la delicatezza del tema e il sacrificio che ha fatto il consigliere con le catene, con il freddo che faceva, giustamente bisogna premiarlo. Quindi a differenza diciamo dei giochi di squadra in occasione del 19 gennaio quando si parlò di pronto soccorso e di adesione del comune ad adiuvandum al mio ricorso, quindi ci fu quell'ostracismo per un tema altrettanto importante. Quindi a dimostrazione che c'è gente appunto che guarda diciamo la sostanza e non i giochetti di bottega. Io voto, annuncio il mio voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Ventrella. Presidente, posso fare anch'io la mia dichiarazione di voto? Consigliere Abate. Sì, allora io volevo dire semplicemente questa cosa qua. Suggerisco, propongo, poiché da più parti, da più membri della maggioranza è venuta fuori l'idea giusta, a mio modo di vedere, di invitare il consigliere Tutolo, di fare una riunione, non un consiglio comunale, una riunione a parte in cui il consigliere Tutolo farà presente tutte quante le motivazioni che l'hanno spinto a portare avanti questo tipo di discorso. Non è necessario farlo venire in consiglio comunale per illuminarci e dirci qual è la sua posizione. E ritengo anche, chiedo scusa, che la consigliera Niro l'abbia anche brillantemente illustrata qual è la proposta. Poi l'abbiamo letta tutti quanti, non è che ci vuole chissà quale laurea in filosofia per cercare di capirla. Quindi a mio modo di vedere è giusto oggi che sia votata e io preannuncio il mio voto favorevole e continuo a proporre che il consigliere regionale Tutolo faccia una diretta con noi al di fuori del Consiglio Comunale. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Dichiarazione di voto. Prego. Dichiarazione di voto. Allora, io già per quanto riguarda la votazione, se ammetterlo o non ammetterlo al voto, ho preannunciato che in punta di diritto
ritengo pienamente condivisibile quanto espresso dal Presidente, che è l'unico poi deputato un po' a esprimersi sulla materia, perché il Sindaco ovviamente è un consigliere comunale e ascolta anche lui quello che dice il Presidente. Però ho pure aggiunto che siccome qui su questi argomenti non si fa politica e io non la faccio, laddove tutto il Consiglio o la stragrande maggioranza del Consiglio fosse favorevole, io non ho problemi, perché nella sostanza mi pare che la capo sia un a capo da condividere, così come forse erano da condividere tanti altri a capo. Ma noi non rivendichiamo, non abbiamo sede di vendetta, quindi problemi non ce ne sono nell'interesse della città. Se la stragrande maggioranza del Consiglio pensa di dare un aiuto scusa, era un po' un lapsus freudiano, volevo dire un aiuto al consigliere Tutolo, ma non era questo il concetto, ovviamente, di dare un contributo su una proposta lodevole, io ho voto favorevole. Grazie consigliere De Sabato, prego consigliere Aquilano. Ok, grazie presidente. Allora io faccio la dichiarazione di voto per il gruppo CON. Ovviamente sono d'accordo con quanto ha detto il sindaco, sarebbe stato interessante e bello dare spazio al consigliere Tutolo, come ha detto Fabrizio possiamo farlo anche in altro modo. Per quanto mi riguarda invece è importante oggi dare un sostegno al consigliere, quindi lo facciamo adesso e spero che saremo tutti o insomma più della metà a farlo, quindi votiamo favorevolmente del gruppo CON. Grazie consigliere. Posso una dichiarazione di voto brevissima? Posso in ordine di anzianità, Pasquale, non mi dire niente. In ordine di prego, perdo volentieri. No, se vuoi continua a perdere, non ti preoccupare, possiamo rivotare anche sulla mozione di Pia Prezzuso, che è la quale, dichiarazione di voto, io favorevole, sottinteso, boccerei, perché qui fondamentalmente oggi sto notando il sindaco in primis che state facendo confusione. Al sindaco, giustamente, il presidente non mi ha dato possibilità di replica, replicherò, ma proprio pedissequamente, sull'unico strumento che ho, i social. Ok, per quanto riguarda il fine vita, e qui, aspiterina, non è eutanasia, cara Pia Prezzuso, o post mortem, sono un po' differenti le cose, perché è stato un po' confuso, forse il messaggio di Francesca, non l'avete letto bene, perché il consigliere Tutolo parla ai vivi, non parla ai morti. Il problema è questo. Ha confuso pure mio fratello, che mi ha attaccato, e tanti onorevoli colleghi avvocati che mi hanno attaccato quando io ho preso le difese del consigliere Tutolo, dicendo che condividevo. Mi hanno detto pensasse ai vivi. No, Tutolo sta pensando ai vivi, al fine vita, che i poveri parenti devono accudire questa persona. Non è un termine sbagliato, ma anche il post mortem. Cara Pia, sto concludendo la mia dichiarazione di voto da oggi, è così, questo sono io, forse non mi avete conosciuto in passato. E allora, se non avete capito questo passaggio qui, non avete capito proprio Tutolo, mi dispiace. Che rinvio, per i parenti e per il fine vita, che deve essere accompagnato alla morte, con la presenza alla scafandro. Faccia la dichiarazione di voto, deve essere accompagnato. Ma che parliamo di post mortem? Ma ragazzi, ma veramente, anche qui il sindaco che mi è venuto a salutare, il caro collega, cioè, ha detto delle cose che io, assolutamente, il Presidente del Consiglio ha potere di non farmi fare la replica. Perfetto, la farò in adeguata. Ma quando ne ha dette il mio collega qua sindaco? Ma quando ne ha dette? Ma quando ne dirò io poi? Perché quando ne ha dette? Ma sempre col mio stile, eh? Io ho uno stile Franco Colucci. Purtroppo è questo, ormai è il mio tipo. Sto finendo. Perciò attenzione alle parole. Sulle parole la comunicazione è molto importante. A dire che Francesca Nilo ha sbagliato il termine è grave, perché io pure mi sono avventurato nel greco e nell'egiziano dicendo il triangolare tra Uros, Helios e compagnia bella, cioè il famoso dio sole. Ma ho paura di Francesca.
La differenza è che Tutolo pensa alle persone in vita, non pensa al funerale, perché io ho ribattuto, citando anche che il sindaco Pitta aveva chiuso il cimitero, che io mi faccio cremare, se qualcuno mi capisce, che cosa voglio stare a dire? Io tolgo il disturbo quando do fastidio, ma Tutolo dice giustamente, questi poveri persone che stanno lì abbandonate devono essere, compatibilmente con le leggi naturalmente, assistiti dai propri cari e non post mortem. Se conoscete, no, anche il post mortem, anche. Attenzione alle parole, grazie, favorevole. Grazie, consigliere Colucci, prego, consigliere Di Battista. Sì, grazie presidente. No, giusto per dire, ovviamente per esprimere il mio voto favorevole, perché già dal primo intervento durante la seduta avevo detto di essere d'accordo, e già per il fatto che Lucera 2.0 aveva già nei giorni scorsi pubblicamente condiviso e sostenuto questa iniziativa. Mi domando, ma d'accordo, a Dorio Tutolo va dato sicuramente atto, va dato merito del fatto di aver sposato una battaglia importantissima, ma voglio dire, la cosa più importante non è dare la possibilità a Tutolo di venire in consiglio comunale ad illustrarne i contenuti, la cosa importante è, avendone condiviso il tema, l'importanza del tema, come faceva notare anche l'amico Davide Colucci, io credo che questa sia una proposta di legge regionale, che prima la si approva, meglio è per la cittadinanza. Poi sicuramente il consigliere Tutolo avrà tempo, modo, eccetera, di illustrare, qualora non lo abbia ancora già fatto compiutamente, i termini, diciamo nei vari aspetti salienti, la proposta di legge stessa. Quindi ecco perché trovo davvero assurdo rinviare, sia pure soltanto di qualche giorno, quello che invece è un tema assolutamente delicato ed importante. Grazie. Grazie consigliere Di Battista. Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, altrimenti poniamo in votazione la l'ordine. Presidente, posso? Prego. Volevo intervenire, io ci tengo molto a questo argomento perché mi tocca sia dal punto di vista umano, professionale, un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Vorrei quindi raccontarvi, per il tempo che abbiamo, come si sono svolte le discussioni all'interno della nostra lista, perché è un argomento che abbiamo sviscerato e che abbiamo condiviso tutti insieme. Abbiamo discusso ampiamente nella chat con i nostri partecipanti e oggi ancora più che mai ci sentiamo portavoci proprio di un gruppo che sostiene questa, che sostiene con forza questa iniziativa. È un'iniziativa estremamente lodevole perché si è visto che la vicinanza delle persone care nel fine vita, laddove fine vita proprio si intende gli ultimi momenti della vita di una persona, è estremamente importante. D'altro canto però questa proposta va ampliata perché oggi anche altri pazienti che magari non si trovano in quella stessa situazione hanno bisogno dei loro cari vicini. Poco fa un mio amico, diciamo una persona che voi forse conoscete, nonostante il tampone non è riuscito ad andare a visitare la mamma ricoverata in ospedale. Questa cosa in questo momento è vero del tutto eccezionale, è davvero scandalosa. Per quanto riguarda diciamo quello che è stato detto, insomma preferisco soprassedere. Se però diciamo il rapporto con il consigliere Tutolo per noi è davvero molto importante, anche perché a differenza di altri che magari si riempiono la bocca, noi il consigliere Tutolo l'abbiamo anche sostenuto in campagna elettorale. Favorevole. Presidente, posso chiudere? Presidente? Presidente, può chiudere. Ok, grazie presidente, colleghi consiglieri. Niente, la mia dichiarazione di voto è senz'altro favorevole. Mi dispiace che è passato il messaggio da parte della minoranza che non volevamo votare la proposta di Niro, però posso dirvi in anticipo che voterò anche le altre due proposte, sia di quella di Raffaele Iannantoni che quella del consigliere Colucci. Ok? Favorevole, grazie. Grazie consigliere Scirocco, se non ci sono ulteriori interventi io passerei alla votazione della proposta e successivamente, se lo ritenete opportuno, credo si debba votare anche sulla richiesta di emendamento formulata, a meno che non venga ritirata, dal consigliere Preziuso. Quindi consigliere Preziuso, è per in linea? Sì, sono in linea, sì.
quindi è un problema di connessione. Sì, ripeto, allora forse non mi ha ascoltato. Passeremo alla votazione della proposta così come formulata nell'ordine del giorno, così come articolato dal consigliere Niro, e successivamente, se ritiene di formulare... se il significato del termine era inteso come l'ha spiegato il dottor Colucci, va bene. Anche quindi, se io ci avrei aggiunto, cioè anche il post, oltre diciamo a tutto, votiamo la proposta originaria senza alcun sì. emendamento. Prego, segretario. Microfono. Fitta. Super favorevole. Di Carlo. Favorevole. Battista. Favorevole. Coccia. Coccia. Mi sono letto l'argomento e voto favorevole. Va bene. Scirocco. Tra favorevole. Pasquale Colucci. Favorevolissimo per citare. Matera. Assolutamente favorevole. Travaglio. Favorevole. La vecchia non c'è. Vecchia. Favorevole. Prezioso. Più che favorevole. Aquilano. Pieno sostegno al consigliere Tutolo. Favorevole. Niro. Favorevole. Abate. Favorevole. Davide Colucci. Favorevole. Dell'Aquila. Favorevole. Gianni Antuoni. Favorevole. De Sabato. Segretario, mi scusi, ma assolutamente favorevole vale doppio come voto, perché sentivo di allora no. favorevole purtroppo no, no. favorevole. Sì, per questo dico purtroppo non doppio. No, che nel termine giuridico non c'è il rafforzativo, si dice favorevole o no, contrario. No e appunto glielo spiega a qualcuno che dovrebbe pure masticare di diritto. Grazie, favorevole. Va bene, favorevole. Ventrella non c'è? Ventrella assente. Buonabitacola. Favorevole. Di Battista. Favorevole. Russo. Favorevole. Ok. Allora, l'unanimità. Favorevole all'unanimità, presidente. Grazie, prendo atto dell'esito. Se ho ben capito, era stato il consigliere Antuoni. No, è uscito? Consigliere Antuoni. Dove? Ventrella. No, era Ventrella che non ha risposto. Io credo che non sia possibile assolutamente per votarla in questa sede, perché quello dell'ordine del giorno. Poi c'è la premura entro 24 ore relazionare di far arrivare la mozione scritta, dettagliata, in modo tale dal prossimo consiglio siamo 5 giorni. Grazie consigliere Cantuni. Poi c'è credo un ulteriore ordine del giorno, quello del consigliere Colucci. La Niro ha perfettamente ragione, era solo una mia proposta per dire se c'è l'intenzione a fare questa intitolazione, poi il percorso lo sappiamo perfettamente che non ne avviene certo ora e quant'altro, era solo l'intenzione di dedicare una via alle vittime del Covid-19. Punto. Presidente, c'era pure la mia che io farò avere entro 5 giorni, nel prossimo giorno, entro domani. Ok. Allora, consigliere Colucci, l'avviso che inizio settimana verrà proprio pubblicato l'avviso per la composizione della commissione toponomastica, quindi che potrà essere poi utile per quanto riguarda la sua proposta. Dicevo, ci sono ulteriori
interventi, quindi possiamo dichiarare chiuso il Consiglio Comunale odierno. Ringrazio ovviamente tutti i consiglieri comunali per aver partecipato e per aver espresso, come dire, le loro opinioni e il loro punto di vista in merito all'argomento odierno, quindi potremmo definire chiusa la seduta odierna. Ringrazio il pubblico che ha assistito alla seduta da remoto del Consiglio Comunale. Mi scuso se chiaramente ci sono stati dei problemi di connessione, ma purtroppo in questa epoca speriamo di tornare, nell'augurio di tutti, che la situazione possa migliorare e possiamo tornare a celebrare i consigli comunali in presenza, che sicuramente agevolerà il lavoro di tutti i consiglieri, del presidente, del sindaco e anche degli assessori. Vi auguro una buona serata e vi ringrazio nuovamente. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci a tutti, buona serata. Ciao, buona serata. Arrivederci, ciao. Non si sta più registrando la ora si registrerà la conferenza. Buona serata.